Buongiorno famiglia profumata, oggi vorrei proporvi una mia selezione dei profumi dichiarati come maschili, che costano relativamente poco, che sono ancora trovabili, che trovo molto particolari e che uso volentieri io, che fanno sempre parte della mia collezione. Il primo trio, il profumo di cui ho parlato tantissimo, Aegis Indigo, perché proprio questa versione da uomo è molto diversa dai profumi classici da uomo che troviamo. Io non vorrei elencarvi le note, per le note esiste sempre Fragrantica. Io vi racconto che cosa ci sento io e che cosa è per me questo profumo. Lui è un cocco e fico, abbastanza dolce e latteo, ma mescolato con materiali ambrati legnosi molto moderni. Io, non essendo un amante di questi materiali, io qua li tollero, anzi li amo, perché sono in quel dosaggio e quel bilancio che a me piace. In più c'è la sensazione di lavanda e tutto questo combo un po' classico banale del passato, ma anche molto moderno, mischiato con cocco e fico. Io trovo molto moderno e molto forse difficilmente apprezzabile dalla massa. Quindi per me questo profumo è proprio un errore finito nel segmento mass market, che ha un concetto assolutamente nicchioso. Io lo adoro e lo consiglio a tutti i fan dei profumi al fico, e se lo provate e vi piace, uniamoci e scriviamo la petizione per farlo tornare al mercato. Il secondo profumo, diciamo mononota, è un salato, è un classico profumo al calone, anzi per me è un salato minerale. Gandini, note di sale, ho detto Le Fourmin. Se vi piace profumo Roma acqua di sale, tutti questi profumi basati su un sale minerale, sulle pietre, aria del mare, iodio, eucalipto, spendete 10 euro al buio, poi mi ringrazierete. Continuiamo sempre con un profumo dedicato a un ingrediente, vetiver. Adesso sicuramente avete già capito di cosa sto parlando, di cosa parlerò, è Ancre Noire de Lalique. Il profumo al vetiver che non può mancare nella collezione di un appassionato, un profumo di cui avremo usato in famiglia, penso, già una decina di flaconi. Questo è il Bosco di cedri bruciato dopo la pioggia. Il vetiver, bello, fatto bene, spesso dà questa sensazione di bruciacchiato, secco e conifere, allo stesso tempo molto umido, pieno di aria. Io ho provato tantissimi vetiver e tanti miei amici hanno cercato di farmi cambiare idea, ma per me sempre lui, pur essendo riformulato e meno bello, rimane un vetiver esemplare che non mancherà mai nella mia collezione. Dividete le vostre perle nascoste. Ciao!